ARPA Umbria per il secondo anno consecutivo partecipa all'Evolution Day organizzato dall'Associazione Culturale Civiltà Laica. È un importante appuntamento che condividiamo quindi da anni, non solo nel contesto di questa giornata, ma anche tutto durante l'anno. Noi facciamo tutta una serie di appuntamenti presso le nostre biblioteche di Perugia e di Terni. Facciamo educazione ambientale proprio per porci al centro della divulgazione scientifica e di alcune teorie che troppo spesso vengono non raccontate con la forza della verità scientifica. E oggi appunto siamo qua proprio per affrontare un tema cruciale per la società attuale, soprattutto se uno ragiona a quello che è successo durante la pandemia, cioè la scienza e la democrazia, cioè la capacità della scienza di arricchire cittadini, forme di condivisione della conoscenza, e la democrazia stessa è la condivisione quindi delle conoscenze che fa da stimolo alla ricerca delle intuizioni per accrescere il livello di conoscenza delle verità. Tutto questo sembra avere un connubio felice. In realtà, come dicevo appunto per la pandemia, spesso e volentieri la scienza è stata vista dai cittadini, dalle persone, in maniera molto critica. Addirittura si è persa la fiducia nella scienza. Perché? Perché un po' il metodo stesso scientifico che dice le verità rispetto alle opinioni e le tramuta in leggi è di per sé, in maniera implicita, contro questa forma di democrazia che qualcheduno scambia per illibertà. E un po' perché la scienza spesso e volentieri non riesce a comunicare in maniera semplice e non riesce ad arrivare a tutte le persone proprio in maniera democratica. Ecco, oggi insieme col professor Telmo Pievani cerchiamo di fare questo, cioè di comunicare tutte quelle che sono le nostre conoscenze e la scienza in maniera semplice, proprio per democratizzare la scienza e non arroccarla rispetto a solo un piccolo gruppo di scienziati che tra di loro stabiliscono le verità del mondo che ci circonda.